Benvenuti al punto settimanale di approfondimento politica attualità dal centro video di Palazzo Cesaroni, format immutato, un consigliere di maggioranza e uno di opposizione per la maggioranza Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d'Italia. Eccola inquadrata e alla mia destra c'è Andrea Fora, presidente del gruppo consigliare Patto Civico, quindi espressione del civismo all'interno dell'Assemblea Legislativa. Eh, comincio con la politica, comincio da Eleonora Pace, è la prima volta che abbiamo un capogruppo di Fratelli d'Italia perché ce n'è uno solo, non è un gruppo numeroso, abbiamo sentito capogruppo Lega, capogruppo PD, a tutti ho fatto la domanda se in Umbria è cambiato qualcosa con questa tornata elettorale che si è conclusa e che ha visto terni. Senza più la Lega in consiglio comunale, Fratelli d'Italia ha dovuto lasciare la mano ad Alternativa Popolare, il Partito Democratico non è arrivato neanche al ballottaggio, quindi insomma si tratta di una situazione, di uno scenario eh, particolarmente diverso. Ma chiedo ad Eleonora Pace se ci sono eh, cambiamenti e se ci sono strategie anche future per questa eh, seconda città dell'Umbria che ha avuto questo cambio piuttosto drastico. Sicuramente quello che tu dici è verità, c'è cioè uno scenario totalmente nuovo al netto del fatto che il centrodestra comunque continuerà a lavorare in maniera sinergica, unitaria, consapevole e soprattutto responsabile per i prossimi appuntamenti elettorali che eh, coinvolgeranno la nostra regione la prossima primavera. Sicuramente quello che. È accaduto a Terni un qualcosa di anomalo, un sindaco totalmente fuori dagli schemi della politica, un sindaco che con il tempo, con le settimane che passano, ormai sono circa due mesi, due mesi e mezzo, sta comunque mostrando ai cittadini ternani tutte le sue incongruenze. Cambiamo idea su temi significativi per la città dalla sera alla mattina, disattese una serie di, pro di promesse fatte eh, durante la campagna elettorale perché poi un conto è parlare e abbaiare alla luna e un conto è amministrare. Fuora la città di Terni in quanto più importante dell'ultima tornata elettorale ha mostrato un cambiamento e in vista potrebbe esserci un cambiamento anche per Perugia che si appresta ormai a entrare in campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione eh, comunale che momento è e anche come si inserisce una proposta civica una proposta esterna diciamo così ai partiti tradizionali in, in ottica futura <coughs> ma io credo, al contrario di Leonora, che a Terni non sia accaduta un'anomalia, o meglio sicuramente è accaduto qualcosa di diverso rispetto al passato, ma è accaduto, è accaduto qualcosa che in realtà eh, sta sempre più accadendo nelle nostre comunità, nel nostro paese, cioè quello di eh, cittadini che rifiutano eh, l'offerta politica esistente di qualsiasi schieramento essa sia è evidente che poi a Terni sono accadute una serie di condizioni che hanno diciamo, aggravato la situazione ma il fenomeno eh, del non voto che ormai si attesta intorno al 50-55% insieme invece al fenomeno delle persone che cercano un'alternativa all'attuale offerta politica mi sembra, sia, mi sembra sia sempre più evidente lo è stato a Terni e io credo che lo sarà anche per la prossima tornata delle amministrative e eh, dei prossimi appuntamenti elettorali perché c'è una stanchezza Complessiva eh, sia della politica che dei cittadini a cui risponde spesso eh, chi riesce più a parlare diciamo così ai sentimenti, alle pance e in generale a chi riesce anche a offrire una visione alternativa. Io non demonizzo eh, né Bandecchi e né chiunque altro eh, sia riuscito a interpretare i sentimenti dell'elettorato. È eh, indubbio che oggi il civismo ha una responsabilità, io ritengo molto importante, perché deve e vogliamo essere sia un'alternativa ai malpancisti, sia un'alternativa ai populisti e a coloro che diciamo, riescono a interpretare con la pancia eh, il malessere delle persone, quindi cerchiamo e cercheremo di farlo in maniera credibile sperando, e questo diciamo che è un auspicio su cui io sto lavorando da tempo, che si superino anche un po' questi vecchi schemi delle appartenenze ideologiche che soprattutto nelle nostre comunità sono sempre più eh, vecchi dal punto di vista proprio dell'interpretare i sentimenti delle persone. Per cui l'appuntamento su Perugia e in particolare quello per le prossime amministrative sarà sicuramente un... Un punto di arrivo ma anche di partenza per capire se si riusciranno anche a strutturare offerte politiche serie che non siano estremiste né a destra né a sinistra e che possano interpretare in maniera diversa dai fenomeni populisti che abbiamo visto essere un po' bolle, no? prima 5 Stelle, poi eh, in Umbria e Bandecchi, ecco, che riescano in maniera seria per offrire un'alternativa credibile oggi a questa offerta. Entriamo in argomento sanità. Entrambi fate parte della Commissione Sanità e Servizi Sociali, dell'Assemblea Legislativa. La sanità eh, è, impegna oltre l'80% del bilancio della Regione, delle risorse, quindi è tema principe e naturalmente impegna il 100% della testa e del cuore dei cittadini dell'Umbria che debbono curarsi e alla sanità naturalmente eh, fanno riferimento. Eh, due sono le teorie che vanno avanti politicamente, ovvero la linea... Te sei Coletto che parla a numeri alla mano di una buona gestione della sanità, la linea dell'opposizione che parla di una disastrosa gestione della sanità. Allora, in onora a pace, cominciamo da qui. Eh, forse la verità sta nel mezzo, cioè i problemi non mancheranno, ma eh, il mondo della sanità, dalla Presidente della Commissione regionale, preposta. Che, che urgenze ha, che, che, che limiti ha? È vero come dici te che la verità sta nel mezzo, ma... I numeri sono i numeri e da quelli non si scappa. Sono anni che si cerca di costruire un caso Umbria da parte delle opposizioni no? che puntualmente trova un tema sul quale intervenire. La verità è che la Giunta Tesei, insieme all'assessore Coletto, e a Fratelli d'Italia che comunque pur non facendo parte della Giunta sostiene convintamente questa maggioranza, essendo poi uno stimolo quando necessario, anche e soprattutto in sanità. Insomma, molti umbri hanno letto interventi fatti dal partito che mi onoro di rappresentare quando c'era da cambiare marcia. E devo dire che questa marcia la stiamo cambiando, stiamo mettendo a terra progetti importanti per la riorganizzazione della nostra sanità. Abbiamo avuto la pandemia che ovviamente ci ha... Offerto un quadro nuovo, innovativo e rivoluzionario, il PNRR, la revisione del DM70, che hanno disegnato una nuova sanità. E a questo l'Umbria si sta adeguando: potenziamento dei vecchi ospedali, riorganizzazione delle nostre strutture, piano finalmente dei fabbisogni che questa regione aspettava da anni, riorganizzazione dei posti letto, potenziamento della medicina di territorio. La settimana scorsa ero insieme alla presidente De Sei, all'assessore Coletto, ad Amelia per l'inaugurazione della nuova casa della comunità, un tassello importante nella riorganizzazione della sanità dell'Umbria del Sud, no? tra virgolette, anche se poi non mi piace parlare di Umbria del Nord e di Umbria del Sud, ma sicuramente a vantaggio di un territorio che per anni, che per anni, da quelli che oggi criticano, è stato totalmente dimenticato. Come tutti sanno io sono un arnese, in tre anni e mezzo, per il mio territorio, per il mio comprensorio, che è quello di Narnia Amelia, la Giunta dei Sei ha portato a casa la riorganizzazione dell'ospedale di Narni, che è diventato un ospedale di base a tutti gli effetti, dove oggi i cittadini trovano una medicina, una chirurgia, un'ortopedia e un intero reparto di riabilitazione a sostegno dell'ortopedia. Un servizio che fino ad oggi in Umbria solo le cliniche private avevano offerto e che oggi troviamo invece in un ospedale pubblico, sempre per rispondere a quelli che dicono che noi stiamo privatizzando la sanità. L'ospedale di Amelia, una struttura è vero vecchia, obsoleta, che sempre grazie a noi è stata trasformata in un ospedale di comunità dove finalmente possono essere trattate le cronicità, perché l'Umbria. È un paese fortunatamente dove si vive a lungo e dove le patologie croniche, il trattamento delle patologie croniche è quello che la fa da padrone per i nostri anziani. E finalmente ad Amelia abbiamo attivato un ospedale di comunità: quindi, in tre anni e mezzo, un ospedale di base, un ospedale di comunità e un lavoro che sta andando. Avanti in maniera veloce per la costruzione finalmente del nuovo ospedale di Gammartana. E anche qua mi sia consentito di dire e di rispondere a coloro che oggi criticano: che per 40 anni hanno raccontato bugie ai nostri cittadini. In tre anni e mezzo, al netto della pandemia, abbiamo preso in mano un progetto vecchio, obsoleto, l'abbiamo rivisitato, cioè abbiamo inserito la terapia intensiva, abbiamo tolto la RSA che stava dentro quel progetto che non era eh, neanche più eh, a norma eh, di legge. Abbiamo trovato soldi veri perché per anni si è parlato di costruire un nuovo ospedale senza che ci fossero fondi stanziati e noi l'abbiamo abbiamo trovati grazie a un'intuizione dell'assessore Coletto che ha fatto riferimento a Inail che pagherà per intero 95 milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale. Siamo vicini finalmente al progetto esecutivo cantierabile e se non ci saranno intoppi dettati dalla burocrazia, all'inizio del 2024 saremo finalmente in grado di fare il bando per l'affidamento dei lavori. Quindi ripeto, mi sembra un lavoro importante, un lavoro straordinario e soprattutto un lavoro che il mio comprensorio aspettava da anni. Se questa è cattiva sanità, se questa è mala gestione ci raccontasse il centro-sinistra quello che voleva fare e che invece non ha fatto avendo avuto modo di poterlo fare per i 50 anni precedenti Fora, tutto bene quindi eh, notizie importanti ovviamente da fonte autorevole la Presidente della Commissione Sanità però poi c'è sempre il cittadino che fa le pulci e qualche difetto lo trova Beh, in realtà il cittadino eh, non è che fa le pulci, io credo che il cittadino medio, umbro eh, non abbia a cuore i destini di Fratelli d'Italia o del Partito Democratico, abbia a cuore il suo destino. Sì. Quindi se critica o trova eh, delle inefficienze, evidentemente lo fa sulla propria pelle e sulla propria vita, non perché gli interessa eh, una maggioranza o l'altra. Eh, il problema è credo che oltre la linea della T6 e la linea del Partito Democratico c'è la linea dei cittadini che spesso evidentemente ne ascoltiamo poco. Io a differenza di Leonora mh, non credo che sia tutto a posto quello che sta succedendo oggi perché intellettualmente è, è, è credo sbagliato eh, porsi sempre in termini ideologici sul piano dell'efficienza delle cose che si stanno facendo. Credo che in sanità siano state fatte alcune cose o meglio si stia provando a farle come ritengo intellettualmente sempre di dover dire nel momento in cui si valutano le cose, così come la Giunta su altri fronti anche sta facendo alcune cose buone, ma la sanità in particolare è un tema su cui tutte le regioni italiane hanno scontato grandi problemi, ma su cui la Regione Umbria sconta invece una uh, forte ed eccessiva uh, problematica che nelle altre regioni non c'è stata. E' un problema legato alla governance, nel senso che la sanità in Umbria sono anni ormai che non viene più gestita. E non è vero che prima funzionava male. La sanità in Umbria prima funzionava bene, a differenza di altre regioni del sud dove i problemi c'erano anche prima del Covid. I problemi nel Covid ci sono stati in tutta Italia e questo bisogna onestamente dirlo. L'Umbria alcune cose le ha gestite meglio di altre regioni, tra cui per esempio il piano vaccinazioni, che è stato gestito eh, a onore del vero in termini positivi. Oggi però permangono delle forti criticità e ne è un esempio ciò che avviene quotidianamente sui territori. Ora si sta provando a recuperare sulle liste d'attesa, che erano un problema sicuramente anche che ereditavamo la prima, ma oggettivamente eh, per tre anni, anche al di là del Covid, è stato fatto poche nulla e l'onara parla giustamente dei progetti legati alle case delle comunità che sono importanti per tornare sul territorio e riportare la medicina a livello territoriale facendolo uscire un po' dagli ospedali. Ma le case di comunità sono strutture, sono mura, dentro le quali ci vanno ad operare professionisti, ci serve personale. Noi abbiamo una carenza strutturale di personale medico eh, nella nostra regione, percentualmente molto più alta che nelle altre regioni italiane. E viviamo ormai da anni blocchi di concorsi, di assunzioni, di procedure, di forme attraverso le quali potenziare il nostro personale sanitario. Ecco, se i problemi li si vuole affrontare onestamente, Eleonora che alcune cose le dice perché deve giustamente difendere operato di raggiunta, ma come Fratelli d'Italia spesso è stata anche molto critica nei confronti della gestione sanitaria di questa regione e non a caso evidente che eh, non si sono neanche voluti assumere la responsabilità dell'assessorato perché chiaramente era in quella fase, e cioè un anno fa, una uh, opera uh, eh, decisamente complicata da risollevare. Beh, oggi noi viviamo questa situazione, una situazione in cui abbiamo cambiato quasi 18 dirigenti in tre anni, in cui continuano ad esserci cambi di ruolo, su cui oggi evidentemente i cittadini scontano i problemi che quotidianamente ascoltiamo. i, i problemi, mh, ripeto, non sono né linea T6 né linea PD se li si vogliono affrontare fuori diciamo così, dalla, polemica, dalla polemica politica Ora, Per la prima volta il piano sanitario, molto discusso anche questo, documento che è ancora in itinere si chiama piano socio-sanitario vuol dire che Finalmente c'è più attenzione per il welfare, per i servizi eh, alle persone? Questa è una bella domanda. Se al titolo nominale seguisse anche una programmazione seria che integra il sociale con il sanitario io stenderei veli d'oro alla programmazione regionale. Il problema è che banalmente se volessimo andare a numeri pagine di 90 pagine di piano sanitario, che oggettivamente non per dovere di sintesi ma insomma se dobbiamo riprogrammare complessivamente tutto il piano socio-sanitario della nostra Regione, forse oltre le eh, analisi di contesto e, e, e tutte le premesse di, di reali programmazione sono realmente poche le pagine. Beh, comunque, se dovessimo solo misurare le pagine, di sociale si parla credo in quattro pagine rispetto alle 90 totali. E questo è un segnale chiaro di quanto le politiche sociali della nostra regione in questi anni sono state completamente dimenticate e questo è un problema non per la giunta te sei ma è un problema per i cittadini perché noi dentro la programmazione sociale abbiamo la necessità di rientrare perché altrimenti sanitarizziamo tutto e qualsiasi problema diventa problema ospedale problema sanitario mentre gli anziani dobbiamo riportare a casa dobbiamo ripotenziare l'assistenza domiciliare dobbiamo far sì che i bisogni siano vicini alle famiglie dobbiamo sapervi rispondere non costiando le famiglie assumere badanti al nero piuttosto che a, a, a essere costrette ad affrontare i bisogni sulla propria pelle con le proprie risorse economiche ecco il sociale in questa regione purtroppo e lo dico anche con rispetto dell'assessore coletto è è quello sconosciuto, lo potremmo definire davvero quello sconosciuto. Presidente Pace, in effetti piano sociale e piano sanitario e sociale vuol dire inclusione del welfare, la critica di fuori è che c'è poco welfare ancora e il piano in generale è molto criticato dalle opposizioni perché è un documento che non descriverebbe nelle sue pur tante pagine una linea ben precisa. Allora, queste critiche sono fondate. Quando finirà anche l'iter di questo documento? Ce la farete in no, questa come, legislatura? Come dicevamo prima mi, mi viene da sorridere, no? spesso buona parte dell'opposizione, perché devo dire che fora spesso si distingue e critica tutto a prescindere, ma l'opposizione, compreso Andrea, sanno bene che quello che giace in commissione è un atto. A disposizione delle forze politiche per essere lavorati insieme. Abbiamo detto più e più volte che quello che noi abbiamo presentato è semplicemente una cornice normativa che va declinata rispetto a quelle che sono le esigenze della nostra regione. E mi sia consentito ricordare, perché poi Andrea c'era, che proposi tempo fa e ci fu inizialmente una condivisione da parte di tutti i commissari prima di far preadottare quell'atto alla giunta di aprire un ciclo di audizioni in commissione proprio per confrontarci con gli stakeholder per la preparazione di questo, di questo progetto. Inizialmente da parte della minoranza ci fu condivisione e poi improvvisamente si cambiò idea. Al netto di questo quando L'atto è stato inviato in commissione e venne illustrato perché noi abbiamo fatto la prima seduta di illustrazione dell'atto in cui venne eh, l'assessore Coletto insieme al direttore D'Angelo. Siamo stati molto chiari, questo è un documento che mettiamo a disposizione, che condivideremo, che parteciperemo attraverso una serie di audizioni e che adesso sarà addirittura integrato a seguito delle DGR che comunque sono state adottate nei mesi che sono passati dopo che l'atto era stato inviato alla Commissione. Quindi nessun tipo di preclusione rispetto a proposte che arriveranno dai mondi, dai vari mondi, che sia dal comparto medico, che sia dai sindacati, che sia dall'associazione di categoria, che sia anche e soprattutto dai consiglieri di minoranza. Se però sono proposte costruttive e non una critica strumentale fatta a prescindere perché oggi alla guida di questa regione c'è qualcun altro. Io capisco che, è, che non è eh, semplice indossare la giacca dell'oppositore no? quando non ci si è abituati, perché poi per i consiglieri del Partito Democratico in particolar modo è la prima volta che ci si trova a fare opposizione. Io ricordo che quando all'opposizione c'eravamo noi, l'atteggiamento che tenevamo su proposte... Serie e su proposte che servivano, ripeto, ai nostri cittadini era, avevamo sicuramente delle aperture molto più ampie. Voi avete, e che mi voi, <ride> no, Però volevo sapere, voi avete sentito l'intersindacale medica, sì. le associazioni di malati, anche di malattie che purtroppo non sono ancora comprese nei Lea. Quindi i problemi, sentiamo tutti, i problemi Paolo, sono questo, milioni. Questo è un metodo che, come Commissione, credo che Andrea può confermarlo, no? ci siamo dati dal primo giorno, non abbiamo mai avuto nessun tipo di preclusione. Le nostre porte sono state sempre aperte. Abbiamo ascoltato chiunque e continueremo a farlo per i prossimi 18 mesi che mancano alla fine della legislatura. Quindi, su questo, massima disponibilità e massima sinergia, perché poi devo dire che noi in Commissione, al di là delle sensibilità politiche, abbiamo lavorato sempre molto bene, insomma, è assistito a tantissime sedute, hai potuto vedere con i tuoi occhi, ascoltare con le tue orecchie che spesso siamo usciti con atti sottoscritti e condivisi all'unanimità, proposte di legge presentate da uno piuttosto che da un altro, sottoscritte poi da tutti gli altri membri di, di commissione, risoluzioni, mozioni, insomma abbiamo lavorato tanto e bene proprio perché ciò che ha mosso il nostro lavoro era quello che serviva, era il bene dei cittadini e questo è il metodo che vogliamo continuare ad utilizzare, auspicando che anche da parte delle minoranze ci sia la stessa voglia ripeto da qui alla fine della legislatura è che non ci si faccia prendere troppo la mano da una campagna elettorale che ormai ha le porte già incombe eh, in eh, ora la domanda di un cittadino la rivolgo direttamente a lei ma che vuol dire potenziamento della medicina territoriale che cos'è la medicina territoriale cioè la gran parte delle persone conosce il pronto soccorso, adesso l'esempio che ha portato la pace di Amelia è sicuramente una cosa molto importante, poi però c'è tutto il resto del territorio. Se ci mettiamo personale, sì. A che punto siamo con questo? Eh, qui siamo a un punto ancora molto arretrato. Eh, quello che Eleonora chiama una cornice legislativa, cioè il piano sanitario, è, è, va tradotto in un programma di lavoro. Noi siamo ormai a un anno dalla fine della legislatura e ancora non siamo. La Giunta, per la verità, perché la Giunta aspetta la programmazione, non è stata in grado di trasformare una cornice legislativa in un piano operativo. La risposta la troveremo là, perché eh, poi, come in ogni impresa, eh, bisogna pianificare concretamente i passaggi. Oggi ci sono risorse nazionali importanti: il PNRR sugli investimenti in sanità strutturali, macchinari ed edilizi, eh, il DM70 con il riordino della medicina territoriale, che appunto dà risorse per fare quello che adesso proverò a dire, eh, il DL Nuovo Anziani che riforma e riordina tutta l'area dei servizi degli anziani, quindi tante risorse economiche che richiedono a una visione, di una programmazione operativa, quella che nella nostra regione non c'è o almeno non ci è dato verificarla e vederla ad oggi, poi se ci sarà noi, io perlomeno sarò il primo a applaudirla e a verificarla. Medicina territoriale vuol dire che oggi un cittadino chiunque, qualsiasi risposta a un bisogno di qualsiasi genere lo va a cercare in ospedale. E da qui poi nascono una serie di problemi legati alle liste d'attesa, agli accessi, ai pronti soccorso eccetera. Medicina territoriale vuol dire spostare dall'ospedale al territorio tutta una serie di servizi che possono essere resi in maniera più funzionale, più vicina al cittadino, più efficiente nel territorio, ripristinando i distretti, riorganizzando bene le figure anche dei sistemi professionali medici, dando ruolo alle farmacie, dando ruolo alle cooperative sociali, al terzo settore, cioè spostando dall'ospedale tutto ciò che può essere fatto fuori dall'ospedale e soprattutto a casa perché oggi la cronicità. Un posto medio in ospedale per un anziano costa circa 900 euro al giorno e abbiamo in Umbria un tasso di degenza inappropriata, vuol dire un anziano potrebbe stare a casa e essere curato a casa invece che in ospedale, di 10 giorni medi permanenza ospedaliera per anziano. Che significa che anche banalmente con gli stessi costi noi oggi potremmo fare tante più cose più efficienti e più anche vicine alle nostre famiglie, facendole sul territorio a casa piuttosto che in ospedale. Questo è il punto molto importante. Banale dal quale partire, su cui però va fatta una programmazione, programmazione che ad oggi non c'è. Noi, Eleonora, ascoltiamo tanto in commissione, ha ragione, do atto alla Presidente che in commissione facciamo tanto sul piano dell'ascolto: ascoltiamo tanti problemi, tante critiche e tante richieste d'ascolto, ascolto che oltre che essere fornito dalla politica e dai gruppi consigliari dovrebbe essere fornito alla, dalla giunta, giunta che invece evidentemente se vengono solo a noi a chiedere di ascoltarli eh, è chiaro che eh, la giunta non li sta ascoltando. Eleonora Pace ma è il governo per la prima volta nella storia presieduto da Giorgia Meloni Fratelli d'Italia con un Franco Zaffini presidente della commissione di sanità a Roma potrà dare una mano finalmente anche alle esigenze della regione Umbria? Qual è il suo sentore di questo rapporto? Assolutamente sì, innanzitutto ne parlo ancora con emozione, no? anche se oramai è passato un anno, perché il momento in cui insomma, abbiamo visto il nostro leader, Giorgia Meloni, salire in quel palazzo è stata un'emozione soprattutto per quelli come me. Che nel progetto di Fratelli d'Italia e in Giorgia Meloni hanno creduto sin dal primo momento, quando lasciammo un porto sicuro che era quello del popolo della libertà, che ai tempi godeva di grandissime percentuali, facendo un salto nel buio, però lanciando il cuore oltre l'ostacolo. Siamo stati per anni quelli dello 0, dell'1, del 2, ma noi. Abbiamo sempre fortemente creduto che la strada che stava tracciando Giorgia Meloni, prima o poi, sarebbe stata una strada che in tanti avrebbero iniziato a percorrere. E oggi, ripeto, vederla lì ci, ci gratifica, ci emoziona e soprattutto ci appassiona perché sta facendo un lavoro straordinario, sta ridando grande credibilità al nostro Paese e lo sta facendo sia a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello internazionale. Oggi Giorgia Meloni è un leader stimato e ascoltato a livello mondiale e credo che stia veramente restituendo una nuova dignità al, nuovo paese, che per, al nostro Paese che per troppi anni si è inginocchiato di fronte alle altre potenze mondiali. Il filo diretto, la famosa filiera corta tra il governo regionale, le amministrazioni locali e il governo, che oggi hanno lo stesso colore politico, è sicuramente una risposta importante. Prima ricordavi che abbiamo il senatore Zaffini, presidente della commissione sanità, prima. Andrea Fora ricordava il DL Anziani, no? è stato proprio lui a lavorarci, è stato lui che l'ha illustrato e sicuramente da rappresentante di, di Fratelli d'Italia è altro motivo di vanto, ma come lui tanti altri, ministri, sottosegretari che in continuazione raccolgono quelle che sono le richieste dell'Umbria, vengono a farci visita, vengono a sapere... Quello di cui abbiamo bisogno, ma non è che vengono a fare delle passerelle elettorali, vengono e danno risposte che il nostro territorio attendeva dai governi precedenti sempre da anni. Governi, ripeto, che nell'ultima legislatura non avevano mai comunque visto Fratelli d'Italia mischiarsi con forze politiche che non erano quelle strettamente di centrodestra con cui noi ci presentavamo all'elettorato, perché la coerenza di Fratelli d'Italia io la rivendico e credo che i successi di oggi siano proprio il frutto della coerenza e della consapevolezza che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia ha mostrato al nostro paese e ai nostri cittadini sin dal giorno della sua fondazione fino a quando è diventata Presidente del Consiglio quindi sicuramente di lavoro ce n'è tanto siamo sulla buona strada stiamo gettando le basi e Giorgia Meloni farà parlare di sé di questo ne sono certa Fora in conclusione questo governo la soddisfa si può fare di meglio. Che Giorgia Meloni faccia parlare e farà pari di sé, questa è una certezza, nel bene e nel male, perché è un leader importante, autorevole. Peraltro, abbiamo una prima leader donna nella storia della Repubblica Italiana, quindi sono tutte buone notizie. Eh, Giorgia Meloni, mh, a mio avviso, non sta facendo malissimo sul piano internazionale. Eh, in un momento in cui all'Europa serve una nostra unitalia, un importante, centrata, focalizzata sugli obiettivi, a differenza di tutto quello che era Giorgia Meloni finché non si è insediata da Presidente del Consiglio quando attaccava l'Europa ogni giorno, quando dall'approccio da, sovranista con, la quale, con il quale ha fatto la campagna elettorale, criticava l'Europa e ogni giorno c'era un problema per il quale dovevamo valutare se rimanere in Europa o meno, oggi da Presidente del Consiglio nel ruolo. Gli si deve riconoscere che facendo un cambio radicale di prospettiva rispetto a, alla, alla sua storia precedente sta eh, mantenendo fede agli impegni europei. Eh, io credo che ci sia ancora molto da fare e soprattutto spero e auspico che quello che dice Eleonora corrisponda alla fine a fatti perché ad oggi eh, di promesse ne abbiamo in realtà ascoltate molte da diversi ministri che sono venuti in Umbria, eh, l'ultimo in ordine di tempo è stato il ministro Salvini che ha, è venuto continuando a promettere risorse per le infrastrutture in particolare cito l'ultima eh, venuta eh, promettendo le risorse sul nodino da ministro del le infrastrutture che ad oggi ancora non sono state né, eh, né imputate e né, né definite, per cui aspettiamo tutti con, molta, con grande auspicio che questo governo stia vicino al proprio, alla, al proprio governo regionale, che stia vicino agli Umbri, per la verità io mi auspico, e che alcune risposte oggi arrivino perché ad oggi concretamente oltre alle risorse che Scoverno stanzia per tutte le regioni indistintamente di cose specifiche sui problemi Umbri non ce ne sono nei fatti. Concreti, quindi se arriveranno, io come al solito dirò bravo al governo che ha finanziato cose per gli ombri. Grazie a tutti e due, consigliere Andrea Fora, consigliere Eleonora Pace, grazie a voi per averci seguito. Tempo scaduto, quindi appuntamento a settembre per la prossima trasmissione da Palazzo Cesaroni. Arrivederci.